io sono fiero di essere lì, lo dico sinceramente, sono molto fiero, perché nonostante qualche fuga in avanti di sti giorni, noi siamo un partito estremamente, anzi un movimento, ecco, estremamente identitario, certo, ma inclusivo. Fiero di correre sotto il simbolo del Carroccio, il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, ufficializza la candidatura alle elezioni europee con la benedizione di chi quel simbolo nel territorio veneto lo ha rappresentato a lungo, diventando padre politico di tanti leghisti, oggi sindaci e amministratori. Credo sia la somma di quello che Treviso ha sempre portato e ha sempre dimostrato. Non mi soffermo dicendo che Treviso sia prima provincia leghista, ma per il carattere che ha, soprattutto venetista. L'appello all'unione di partito dopo le polemiche degli ultimi giorni legate alle uscite del generale Vannacci, mentre la pioggia non ha fermato l'arrivo di colleghi e amici a dimostrare il loro appoggio e anche quello di tanti amministratori di altri colori politici. Ma sotto la loggia dei 300 è il verde a dominare. Da Canera a Barbisano il sostegno alla candidatura arriva anche dalla regione. Verde come ambiente e territorio, temi che il candidato vorrebbe portare al centro dei tavoli a Bruxelles. Il tema della sostenibilità, che si declina in praticamente tutti gli ambiti, perché la sostenibilità tocca anche sicuramente molto l'industria, che in questi anni è stata colpita anche dalle dinamiche europee non molto corrette nel confronto del nostro paese. Dobbiamo riportare al centro quello che è l'industria e la produzione, che nel nostro territorio è molto forte. Contrastare la delocalizzazione delle aziende e riuscire a intercettare i fondi per sostenere l'economia locale. L'in bocca al lupo anche del sindaco Conte, che ribadisce però la linea ferrea del ruolo unico o in Europa o a Treviso. Ognuno può ricoprire al meglio un solo ruolo, quindi o europarlamentare o vice sindaco. Mi dispiace perché per dovesse essere eletto perdiamo un grande vice sindaco, ma conquistiamo un grande europarlamentare. Attacca invece Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, che annuncia di presentare un esposto per violazione delle regole di par condicio dei candidati leghisti Manera e Conte alla Treviso in rosa. Baldin, che la definisce propaganda senza pietà della beneficenza. A fare scalpore il cartello elettorale sventolato da Rosanna Conte alla corsa in rosa, pettorina numero 1. Si sfila dalla polemica invece Alessandro Manera. Ero presente in qualità di assessore allo sport, spiega, come erano presenti tutti i componenti della giunta. La polemica di Baldin è strumentale e priva di senso.